Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Perdonatemi se mi vedete un po' stanca e non solito dell'euforia, ma dovete sapere che la mia casa dopo le 11 del mattino sembra di stare in spiaggia perché c'è un sole tremendo, fa caldissimo. E infatti si sentirà in sottofondo Dario che combatte col ventilatore. Buonasera, okay, buonasera a tutti. E ventilatore acceso, poi c'è anche Pupi che ovviamente perché lei mi ama tanto, si appiccica col suo pelo e fa ancora più caldo, vero piccola? Piccola, che non fa niente che fa caldo, noi vogliamo stare sempre vicini vicini. E quindi adesso iniziamo con questo video. Sì, sì, si sta bene, insomma, bene un parolone, però. E niente ragazze, iniziamo questo video, prima o poi inizieremo, perché vi voglio parlare, mi lecca, voleva attirare la mia attenzione, amore, quanto sei bella, Cici, vieni qua vicino a mamma. Questo video sulla rinoplastica, perché in tante mi avete chiesto di parlarvi di questo intervento che io ho fatto precisamente circa 40 giorni fa, quindi non tantissimo. Vi dico non tantissimo perché è un intervento che richiede un post-operatorio davvero lungo, soprattutto per vedere il risultato davvero effettivo. Quindi questa è la prima cosa che ci tengo a dire. Adesso vi inizio a raccontare un po' tutto, mi sono segnata tutte le vostre domande e poi se ne avete altre lasciatemi nei commenti, sicuramente vi risponderò e sicuramente potrò anche fare un altro video se magari ci sono altre domande a cui volete che io risponda, se non rispondono in questo video. Innanzitutto io ho cercato per tanti anni un professionista da cui fare questo intervento e come sapete avevo già avuto un intervento prettamente funzionale perché avevo diversi problemi, turbinati, setto nasale deviato, polipi nasali, vari problemi, quindi ho fatto un intervento circa 10 anni fa e poi dovevo farne un altro ma non l'ho mai rifatto perché ho odiato follemente i tamponi. Quindi già vi dico che questo chirurgo da cui sono stata io opera senza tampone ed è una cosa che io vi consiglio perché davvero l'intervento, credetemi, è una passeggiata in confronto. Io l'ho provato entrambi, quello con i tamponi mi ha traumatizzato e non c'è una cosa peggiore di mettere quei tamponi, un dolore, un fastidio, febbre a 40 con quei tamponi che ti arrivano fino al cervello. Ragazze, non fate l'intervento dai chirurghi che mettono i tamponi perché veramente in quel caso veramente molto molto doloroso, molto devastante. Il mio chirurgo si chiama Rubens Mattioli e mi ha operato a Modena. Mi sono trovata molto molto bene, vi ripeto, un'operazione veramente filata liscissima. Sono andata e mi sono operata, dopo 2-3 ore sono uscita dalla sala operatoria e dopo un paio d'ore che mi sono svegliata dall'anestesia me ne sono andata anche, quindi non ho dormito in ospedale. L'unica cosa, perché io abito a Napoli, ho dormito una notte in un hotel nei pressi della clinica. Il giorno dopo sono ripartita per non mettermi nel treno, insomma, la sera stessa dell'intervento, ma stavo benissimo. Ho anche mangiato la sera stessa, 2 ore dall'intervento mi sono mangiata il mondo, con tutto che non sentivo gli odori, i sapori. Vi ricordate, ho fatto anche il vlog che avevo mangiato il sushi, ho mangiato comunque perché anche se non senti i sapori, gli odori, ma la fame ci sta sempre, quindi ovviamente ho mangiato, quindi stavo benissimo. Vi dico questo perché la prima cosa che voglio dirvi, se quello che vi scoraggia di fare questo intervento è la paura del dolore e dell'intervento in sé per sé, vi voglio dare sicuramente un incoraggiamento perché io sono la persona veramente più lamentosa, con una soglia di dolore bassissima, cioè a me se mi fai aio, oh mio Dio, vieni su, cioè veramente io soffro tantissimo, ma non è perché mi voglio lamentare, è perché lo soffro veramente tanto, motivo per cui ad esempio non ho mai fatto un tatuaggio, perché comunque ho paura, cioè io per me il dolore io non lo tollero proprio, quindi per me il dolore fisico è veramente una soglia bassissima e ciò nonostante io veramente non ho sentito dolore, credetemi, non c'è stato mai un momento in cui ho sentito dolore. Sono uscita dalla sala operatoria, ecco adesso vi inizio un po' a raccontare, e sono uscita dalla sala operatoria e ovviamente dopo l'intervento sei comunque in anestesia, ho fatto l'anestesia totale, quindi c'è un po' i postumi dell'anestesia. Mi ricordo che quando mi sono addormentata, ecco, tante ragazze hanno anche questa paura
dell'anestesia. Io diciamo non ho mai avuto questo tipo di paura, anche perché loro comunque ti fanno tutti i controlli. Io anche sono anche un soggetto allergico, quindi loro ti danno, se ti devono dare il cortisone, ti fanno i controlli, quindi è comunque una cosa sicura nel 2018, io dire, l'anestesia totale. E, anzi, io quando sono entrata in sala operatoria non vedevo l'ora di addormentarmi, così si fermava tutta l'ansia, mi addormentavo, mi svegliavo già quando era tutto finito. E infatti mi diceva l'anestesista, aspetta, cioè io, ma mi stai mettendo, quando mi metti l'estetico, aspetta, ora te lo metto, oh, mi presto, ce la faccio più. Quella era, poi quando mi ha messo l'anestetico, mi ricordo, mi ha detto, fai, pensa a qualcosa di bello e fai un bel sogno. E così là poi ho pensato alle persone belle della mia vita e dopo pochi secondi mi sono addormentata in un sogno bellissimo, mi sono svegliata tipo come da una favola, quindi vi dico, non è nulla di traumatico. E quando mi sono svegliata, ovviamente già ero in camera, quindi ero nel letto, mi hanno portato in camera, quindi non ero più in sala operatoria. E quando ti svegli, l'unica cosa che hai è questo intortimento, cioè così, cioè quando stai un po' confuso appunto dall'anestesia. Alcune persone prende bene, alcune persone prende male, a me di solito prende sempre bene, cioè io so che c'è un'oretta in cui dopo l'anestesia devo stare un po' così confusa, un po' come sotto effetto di stupefacenti, insomma, mi godo anche questo terpore, questa confusione, mi rilasso completamente perché so che per avere piena lucidità e insomma attività intellettive c'è bisogno di un'oretta, stai sempre come se ti stessi svegliando, sempre con quella cosa così, però insomma se voi non vi innervosite, mi mettete là, rilassate, sapete, godetela come se stesse insomma rilassandovi su un'amaca a rilassarvi, e così poi passa, dopo l'oretta passa, ma pure anche meno. E cosa succede? Io avevo le bende, non avevo i tamponi, semplicemente delle bende sul naso. E queste bende le ho tenute per una settimana. Se posso definire con una parola questo intervento, lo direi. Cosa hai sentito? Dolore? No, vi giuro, mai dolore, e non sono una persona forte dal punto di vista del dolore, ve l'ho detto. Fastidio, questo è quello che io definirei, fastidio. Quello che senti è fastidio, cioè un po' una palla. Quindi fatelo quando siete innanzitutto convinte, trovate un professionista che vi affidate, come io ho trovato il dottor Maltioli, una persona ho visto sui lavori, mi sono piaciuto un sacco, mi sono affidata a lui, questa cosa che non metteva i tamponi, un grande professionista molto molto conosciuto, ha 40 anni di esperienza, quindi mi sono affidata a lui. Trovate qualcuno a cui affidarvi, bravo, non pensate neanche al prezzo. Ecco, molte persone mi chiedono anche il prezzo. Allora, secondo me, dal punto di vista, quando si tratta di questi interventi, no, che vanno comunque ad essere anche interventi funzionali, perché io ho fatto questo intervento anche per, da un punto di vista della salute, perché avevo una narice completamente chiusa e avevo il setto completamente deviato, avevo delle sinechie, non so se si dice così, comunque che erano delle conseguenze del precedente intervento, che quindi mi otturavano completamente la narice, quindi sono state ammesse a posto anche il setto, i turbinati e tolte queste sinechie. Quindi ecco, una cosa anche funzionale per migliorare la respirazione, e è una cosa comunque anche estetica, quindi comunque c'è sul nostro viso, quindi è una cosa secondo me non importante, ma di più importantissima. Fatelo solo quando siete sicure. Io sono stata per 10 anni dopo il primo intervento a dire no, ma sì, lo faccio, no, ma no, ma vabbè, ma sto bene così, perché molto spesso per paura di affrontare l'intervento ti convinci che ti piace, che stai bene così. Poi ci sono successe tante cose nella mia vita, quindi ho dato più importanza a altre cose. Molto spesso devi avere anche il tempo e la voglia di dedicarti a questa cosa, no? Quindi l'ho mandata dietro perché c'erano altre cose importanti. Appena ho avuto un po' di testa, di tempo e di voglia di affrontare questa cosa, l'ho fatto. Quindi fatelo se siete convinte. Se non siete convinte, vuol dire che non è il momento giusto per farlo. Però se quello che vi scoraggia è il dolore, vi posso dare la certezza che almeno io col dottor Maltioli mi sono trovata benissimo, e soprattutto penso perché non ha messo i tamponi. Poi lui è proprio delicatissimo anche quando ti fa visita dopo, quindi io penso che lui abbia fatto un lavoro proprio delicato. Infatti io dopo non ho avuto neanche lividure, non ho avuto nulla, cioè ero semplicemente un po' gonfia, appunto, basta. Quindi dal punto di vista
il dolore, non vi preoccupate, ragazze. Veramente solo un fastidio. Dal punto di vista del prezzo, io non penso che si possa, insomma, fare una scelta in base al prezzo. È un intervento che ovviamente è costoso, come qualsiasi intervento chirurgico, a meno che voi non lo facciate con la mutua, se avete problemi gravi di respirazione. Però secondo me ne vale la pena di non considerare il fattore del prezzo come una opzione che vi possa far scegliere se farlo con un chirurgo o con un altro, perché voglio dire, perché è una cosa che si fa una volta nella vita, si spera che si faccia una volta nella vita, ed è una cosa comunque fastidiosa, ve l'ho detto, una palla, e comunque deve rimanere là sul vostro viso. Piuttosto, se non c'è la possibilità di poter affrontare un intervento costoso così, piuttosto secondo me è meglio non farlo, mettere qualche soldino da parte e farlo nel momento in cui si ha la possibilità economica di farlo. Dico, non è che scegliete un chirurgo perché costa di meno e poi tanto può essere bravo ugualmente, tanto no, quindi dopo poi per risparmiare, insomma, non è come se ti stai comprando un paio di scarpe, dici ah vabbè, c'ho solo 100 euro, mi prendo queste invece di quelle, ok, va bene comunque, no, qua è una cosa importante, quindi secondo me il fattore del prezzo non deve influenzare più di tanto. È una scelta, insomma, veramente importante, quindi fatela veramente quando vi sentite con chi vi dà fiducia. Ecco, questa è una cosa importante secondo me. Quindi io vi dicevo, avevo queste bende, la situazione dopo l'intervento era quella che avevo praticamente il naso otturato, otturatissimo, dal naso non si respira appena fatto l'intervento, però normale, come se avessi un forte raffreddore. Immaginate quando avete un forte raffreddore che non respirate dal naso, respirate dalla bocca, ecco, uguale. E avevo un po' di sangue, cioè non so se vi fa schifo questa cosa, c'è anche da dire questa cosa, che se voi vi dovete operare, avete deciso di operarvi, secondo me potete anche saltare questa parte in cui io vi spiego i postumi dell'intervento, perché io ad esempio quando ho dovuto affrontare questo intervento, io non mi sono molto informata su questa cosa, perché come sono io, se sento tutte queste cose non me lo faccio più, ho detto non voglio sapere nulla, solo che non mette tamponi, ok, vado, ma tutti i minimi fastidi, cioè anche perché è una cosa soggettiva, adesso quello che vi posso dire potrebbe succedere o no, sicuramente ve l'ho detto proprio in primis, non è un dolore ma è un fastidio, una palla, quindi quello è quanto. Per 2 o 3 giorni non senti i sapori quando mangi, cioè sembra di mangiare, non so, l'aria, non senti i sapori, non senti gli odori, il naso otturato e ti cola un pochino di sangue misto a muchi, quindi sangue chiaro, insomma, non proprio, non pensate che vi esca sangue, ma se fosse del liquido rosso chiaro, insomma, e manco goccine, tu devi asciugarti, insomma, nulla di che, non è un problema. L'unica cosa per me che è stata fastidiosa è stata quella che non mi potevo stendere, praticamente non puoi dormire stesa, ma devi dormire con dei cuscini per i primi giorni. Questo per me è stato terribile, perché soffro con la schiena, ho avuto un mal di schiena tremendi. Comunque, il peggio, vi dico già, sono i primi 2, 3, 4 giorni, eh? I primi 4 giorni sono proprio, cioè, dimentica di avere un naso, il tuo naso non funge, non odora, e anche i sapori, perché è tutto collegato, e c'hai queste bende, naso otturato, ok. Però io comunque mangiavo, facevo, puoi uscire, puoi fare ciò che vuoi, insomma, sempre senza strapazzarti troppo, senza fare troppi sforzi. Ti devi riposare, quindi prendetelo come un periodo di riposo. Dopodiché, dopo una settimana, sono tornata a visita e lui mi ha tolto queste bende grandi e mi ha messo dei cerottini un po' più piccoli, quindi praticamente stavo bene, ho semplicemente ancora un po' di fastidio al naso, basta, insomma, vi ripeto, non è nulla di traumatico. E adesso, dopo un mese, sono tornata a allenarmi anche un po' prima, facendo cose un po' più leggere, adesso mi alleno a pieno ritmo normalmente e
sento tutti i sapori, tutti gli odori, respiro anche se il naso dentro io non ho i tamponi, ma ho comunque dei punti che cadranno da soli. E infatti continuo a mettere delle pomatine, delle cose che poi vi dirà il dottore per cicatrizzare. Adesso come mi sento? Dopo 40 giorni il naso è ancora molto gonfio. Considerate che il risultato effettivo del naso lo si vede dopo 6 mesi, a volte anche un anno. Quindi veramente ce ne vuole. Il naso a me è gonfissimo, soprattutto qua la punta è molto molto gonfio, deve sgonfiarsi tanto. Io anche se lo tocco così, oppure se faccio questo movimento, mi fa male, quindi capite che ancora lì deve guarire. Oppure se rido così, se dilato così, mi tira, mi fa male, quindi c'è dentro tutta la ferita, no? È fatto da 40 giorni, quindi voglio dire, quindi, però comunque nulla di che, un fastidio. Ad esempio sento ancora dentro un po' di fastidio, come dei punti, si sentono delle ferite all'interno, e il naso esteticamente gonfio, però ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ragazze. Questo è quanto. Io sono contenta di averlo fatto, perché veramente una cosa che volevo fare da tanti tanti anni. E vi faccio vedere adesso anche le mie foto del mio prima e del mio dopo, anzi faccio vedere le foto del prima, io sto schiattando e dovrò girare i video di notte perché fa troppo caldo a quest'ora, di prima e il dopo che lui mi ha fatto, cioè no, allora il prima e l'immagine che lui mi ha fatto in previsione, perché tu quando vai a farti la visita, ho fatto la visita prima dell'intervento, lui ti fa una proiezione grafica di come sarà il tuo naso, quindi mi metto queste due immagini e di come è adesso, che secondo me è ancora più bello. Soprattutto di profilo il naso veramente è cambiato tantissimo. Il mio naso ormai mi ero abituata io, vi eravate abituati voi, però era un naso veramente bruttino, nulla di che, perché comunque ero bella comunque, stavo bene comunque, non scherzo, però insomma mi hanno sempre fatto complimenti, nessuno mi ha mai detto insomma sei brutta perché c'è sto naso, insomma si adattava. Poi se una è bella, secondo me è bella sempre, anche col naso brutto e col però credetemi, di profilo è davvero brutto. Infatti io non mi mettevo mai di profilo e il naso è cambiato moltissimo. Di profilo mi piace tantissimo, veramente un profilo stupendo. E io l'unica cosa che ho sempre chiesto al chirurgo, voglio un naso naturale, non voglio un naso né alla francese né troppo piccolo, voglio semplicemente un naso che sta bene al mio viso, quella è la cosa importante. Lui è molto bravo a fare nasi che stanno bene a ogni viso, ogni naso è diverso dall'altro, un naso che sta bene al mio viso e che sembri naturale, cioè che non, una persona quando mi vede non mi dice oh, c'è il naso rifatto. E devo dire che questo obiettivo penso di averlo raggiunto, perché in tante mi dite Carlita sembra che il tuo naso sia sempre stato lì, è un naso naturalissimo e ti sta bene, cioè si adatta perfettamente al tuo viso e anche nella vita di tutti i giorni. Chiunque mi incontra, addirittura a volte alcune persone che non sanno che io faccio magari questo lavoro eccetera, oppure magari non vedono tutti i video, mi dicono, cioè quando mi vedono, sai, rimangono con quella cosa un po' come dire mio Dio che ha fatto questo, che è diventata all'improvviso così figa. Mi dicono, dico ma ti sei schiarita i capelli? No, veramente io l'ho avuti sempre così chiari. Ma le hai allungate, hai messo le extension? Veramente adesso le ho tagliate, prima le avevo ancora più lunghe, quindi si vede proprio che stanno in quella cosa, che capiscono che c'è qualcosa di più bello, ma non capiscono cosa, perché è veramente molto molto naturale. Quindi quello che vi consiglio è di richiedere un lavoro naturale, quindi non dire voglio il naso come lei, come quella, oppure di naso alla francese, no, voglio un naso che sta bene a me e che sia naturale. Penso di averglielo detto miliardi di volte al chirurgo, che per me era la cosa fondamentale. E quindi niente ragazze, questo è quanto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi ripeto, se avete altre domande lasciatemele nei commenti, sicuramente vi risponderò, o vi posso fare anche un altro video in cui vi dico altre cose. Comunque non so, amore, tu pensi che io debba dire altro? In questo momento va bene così. Ho detto tutto, sì. Mio amore ce la fa più, sto schiattando, andiamoci a prendere un po' della fresca. E niente ragazzi, veramente in questo momento non mi viene più in mente nulla, quindi spero che di aver insomma almeno in parte accontentato le vostre richieste. Comunque aspetto i vostri commenti,
Se avete altro da chiedere, non vi preoccupate, vi risponderò. Vi mando un bacio grande e vi ringrazio tantissimo per tutto l'incoraggiamento. Inizialmente, non so se vi ricordate, quando ho tolto le bende, vi avevo fatto anche un video, ero rimasta un po'... cioè, subito, non ti riconosci subito quando vedi, ti vedi, no? Questa cosa è importante, ve l'avevo spiegato in un video. Stai un po' là, fai fatica a riconoscerti e non mi piaceva il risultato, quindi voi mi avete incoraggiato tantissimo, quindi vi ringrazio veramente, mi avete riempito di sostegno dicendomi, soprattutto in tante che l'avete fatto, non ti preoccupare, perché assolutamente dopo erano due settimane che avevo tolto le bende, non si può giudicare, devi aspettare almeno 6 mesi, quindi il tuo naso cambierà. Quindi anche adesso, se vi sembra che sia gonfio, che sia troppo grande, è semplicemente perché comunque deve ancora guarire, ma lo sento dentro che comunque c'è la ferita. Quindi però vi ringrazio, perché veramente col vostro sostegno, i vostri commenti, mi avete tanto incoraggiato, mi avete dato tanta tanta sicurezza, insomma, perché comunque è brutto quando tu non riesci, no? In quel momento non ti riconosci, cioè dici oddio, ho fatto una stronzata. Quindi state tranquille, se vi dovesse succedere questa cosa, affidatevi alle persone, state con le persone che vi vogliono bene, ascoltate quello che vi dicono attorno a voi, come ho fatto io, e aspettate, fate guarire il vostro naso, perché veramente ci vuole tempo. È un intervento, ve l'ho detto, palloso, non doloroso, ma palloso, io definirei palloso. Ragazzi, questo è quanto, io vi mando un bacio grandissimo e aspetto i vostri commenti. Ciao!